Un patto per il bene di Chieti. Va in questa direzione l'apparentamento ufficiale siglato oggi tra il candidato sindaco di centro-sinistra Diego Ferrara e Paolo De Cesare, che con le sue 4 liste civiche nel primo turno aveva ottenuto il 12,61%. L'obiettivo, come sottolineato questa mattina in conferenza stampa, è anche quello di garantire una discontinuità politica nel governo della città. Partiamo ai servizi per le famiglie, che erano una nostra priorità e altrettanto lo erano e sono per la coalizione del dottor Ferrara, che sono ripristinare immediatamente i servizi di trasporto per quanto riguarda gli scuolabus, l'apertura di almeno 2 asili nido, servizi per le famiglie, per gli anziani, anche la riapertura dei centri sociali, poi ripartiamo subito dal decoro urbano, lo sfalcio dell'erba, la pubblica illuminazione, i manti stradali, ci sono delle strade dissestate purtroppo, immediatamente la massima attenzione alle periferie che sono totalmente abbandonate, poi seguono chiaramente l'economia, quindi l'occupazione, i parcheggi in centro storico, la riapertura del distretto sanitario di Chieti Scalo, una rappresentanza alla delegazione di Piazza Carafa che in questi anni non c'è stata, più servizi anche allo Scalo. Insomma, abbiamo stilato un elenco di priorità che metteremo in campo i primi 100 giorni di amministrazione, quando già da martedì saremo al lavoro per i cittadini di Chieti. Se mi avessero detto guarda Ferrara, tu sei calvo, magro, piccolo e brutto, io l'avrei accettato, ma dire dei padrinaggi e altro è una, secondo me, una violenza verbale, mediatica, assolutamente gratuita, che io rimando al mittente. Come fa una persona come Di Stefano a parlare di patrinaggi politici nei miei confronti quando lui fa venire 4-5 volte, oramai ho perso i conti, fa venire un personaggio politico nazionale come Salvini per dare incoraggiamento alla sua campagna elettorale? Cioè, veramente, parliamo di fatti concreti, parliamo di programmi e non ci offendiamo a vicenda, perché la città non solo non gliene importa assolutamente, ma è stanca di questi giochi.